Come on now. Long live. Allora, eccoci tornati in un nuovo video di Witcher, dove finalmente proseguiamo con la storia. È successo che ho fatto capelli lunghi sciolti, soltanto una rasatura. Proviamo. Allora, è successo che benvenuti in questo nuovo video da Rovi Gamer. Continuiamo Witcher 3, ma già l'ho detto. Poi tutto quello che c'è da sapere lo saprete nella capelli lunghi e coda di cavallo. Soltanto una rasatura, arrivederci. Così, mi piace. Che cosa ho fatto in questi giorni che non mi sono completamente mosso? Testa rasata, poi faccio anche testa rasata. Minchia, mi sembro una non so cosa. Sono salito a livello 9, la prima mappa, giusto per farvi vedere, per tenervi aggiornati. L'ho, diciamo, ripulita tutta. L'ho ripulita tutta tranne questo qui che purtroppo non lo so. Vabbè, comunque, tornando a Velen, c'è veramente tanta roba da fare. Infatti avrò fatto metà mappa, perché qui sono tutti i nuovi annunci da fare. Qua diciamo che l'ho ripulita più o meno. Poi ogni volta, a forza di morire, perché certi mostri sono abbastanza forti, diciamo che poi dopo, tra il caricamento lento, il fatto che non ti carica tutto quello che hai fatto, sono salito anche di 3-4 livelli, adesso non mi ricordo dall'ultimo video. Poi il personaggio mi sono comprato, ho scoperto che con i punti disponibili, oltre a segnarli qua, potevo anche migliorarli di 5 volte. Questo qui non l'avevo capito, infatti ho migliorato di 5 volte l'attacco semplice, di 5 volte l'ignifuga, e dopo vi faccio vedere se c'è l'opportunità. Adesso aspettate che metto 50 punti vitalità ancora, che così salgo ulteriormente. E per quanto riguarda l'inventario, guardate qui, sono salito, li ho trovati in giro, a dire la verità, sono salito con la balestra, che sono riuscito a mettere quella lì che c'avevo livello 7, poi ne ho altre qui livello 21, 14 e 10 che li trovo in giro. Poi anche la spada l'ho trovata in giro. Trovate in giro anche questa, 132, 162, sono salito di un bel po' dall'ultimo video, mi sa. 47 armatura, 20 armatura gli stivali, che questi qua sono anche belli, sono anche fighi, sono dorati, adesso vi faccio vedere. E i guanti, e poi dopo al cavallo ho trovato il paraocchi, che lo spaventa di meno. E diciamo che ci sto prendendo un po' mano, però ancora devo capirle tante cose. Poi qua ci sono le pozioni, le bombe che le uso per le tane. Questi qua diciamo che si vende tutto qua, oppure posso usarli, ma io sinceramente vendo. Guardate sopra quanti soldi ho ampliato anche la bisaccia del cavallo, 4000 monete d'oro. Ma quasi quasi mi faccio la testa rasata, visto che tanto poi la metto come immagine copertina, così tanto da quello che ho capito me li posso far ricrescere. Quindi capelli, testa rasata e coda di cavallo. Testa rasata e i lati, dai, che figo, tipo vichingo. Fa vedere, bellissimo. Soltanto una rasatura, ma soltanto una rasatura cosa vuol dire? Mamma mia, ma facciamo il danno. Adesso facciamo il danno. Bello. Arrivederci. Adesso, come missioni della storia, ho scelto tra ritrovare la figlia del barone, così giusto per scrupolo mio, a parte che è una missione della storia, quindi penso che sia anche obbligatoria, non lo so, questo posto non l'ho mai esplorato comunque, vabbè, poi... Guarda là, ci sono un paio di annunci.
adesso questi qua, gli annunci, ci ho messo un po' a capire. Io ero convinto che fossero tutti quanti contratti, infatti andavo a vedere nelle missioni, però dentro alle missioni secondarie non c'era niente. E invece molti vanno a finire nei contratti da Witcher. Che è una cosa che non avevo capito. E invece altri sono semplicemente i punti di domanda. Sono i punti di domanda, che infatti qua adesso non c'è niente. E sicuramente adesso usciranno un sacco di punti di domanda. Non tutti. Però vedi. Ed il luogo non scoperto. Apri qua. Ci ho messo un po' a capirlo. Ci ho messo davvero un po' a capirlo. Vedi, sono usciti 1, 2, 3. E forse anche questi qua non ho guardato. Ci ho messo un po' a capirlo. Però vabbè, l'importante è averlo capito, non è facile come gioco. Poi le due cose sbagliate di questo gioco che ho scoperto è uno, che il cavallo non si butta in acqua con te, con il personaggio al di sopra. E l'altro è il fatto del caricamento, che consiglio di salvare sempre la partita perché non è assolutamente possibile affidarsi al salvataggio automatico. Perché fai tante cose che certe volte neanche si salvano. Perché per il gioco non sono, tra virgolette, cose importanti. Guardi quante missioni. Con chi devo parlare? La batteria del DualShock si sta scaricando. Proprio adesso si deve scaricare. Dove si entra qua? La creatura della foresta di Xonefort. Oxenfort. Devo entrare da qua, sì. E invece l'altra missione era, perché poi c'è la missione secondaria di seguire la strega, quella lì con cui abbiamo fatto la missione. E l'altra missione invece è andare nella palude delle Megere, che ci ha detto la strega. Però, vabbè, scopriamo un po' che cosa è successo a questa ragazza. Aspettate un attimo, vado subito a chiamarla. È figo senza barbina, è figo sempre. E poi volevo dire che una cosa che ho pensato, vabbè, già lo sapevo, però rigiocando a The Witcher hanno avuto la conferma che quello che hanno fatto vedere nella serie TV è niente rispetto ai libri e al gioco, vabbè, ma questo qui lo sapevano tutti. Ma anche, e tu chi saresti? Ti manda mio padre? E anche il fatto che nella serie TV fanno solamente sesso e basta, sempre quello. Sono vivo e sto benissimo, Geralt di Rivia, meglio di quanto io mi sia mai sentito in tutta la mia schifosa vita. È ora che mi hai visto, vattene. Non abbiamo altro di due discutere. Non ti biasimo. Tuo padre è un uomo ignobile, si è arrabbiato e amareggiato, non ti biasimo. Allora perché lo aiuti? Perché hai accettato questo lavoro? Perché sa qualcosa su una persona a me cara. Promesso di rivelarmelo se avessi trovato te e a tua madre. Ho capito, una sorta di ricatto, è il suo stile. Beh, ora che mi hai trovato puoi dirgli che sono viva e che non ho intenzione di tornare. E poi un'altra cosa che ho scoperto giocando è che ci sono alcune missioni che ti danno le persone che vai a parlare, che puoi contrattare anche sull'offerta, che è una cosa molto figa, mi intriga parecchio, lasciando a parte le missioni che sono molto variegate. Ma il fatto che tu puoi scegliere quanto far. No, cioè non è che puoi scegliere, gli fai la proposta, poi se si irrita ti può anche annullare la missione e va nelle missioni fallite, perché c'è anche la categoria delle missioni fallite. Raccontami la tua versione della storia. La mia è noiosa quanto la vita tra le paludi. I miei primi ricordi sono di un padre ubriaco sdraiato sotto le scale, sporco di fango e con in mano una bottiglia. In 10 anni successivi praticamente lo stesso. Beveva, spariva per giorni e tornava a casa infuriato, scagliando i mobili. Siano lodati gli dei per la guerra, ero sollevato che ogni volta partiva. E i litigi, ricordo le urla contro mia madre, di rumore, quando la picchiava e i suoi singhiozzi. Mi nascondevo sotto il letto e aspettavo che si calmasse. Moltiplica la mia storia per 19 anni e avrei la mia vita. Alla fine mia madre non ne potevamo più, ha superato il limite e siamo scappate. Non voglio essere invadente, ma so che tua madre ha subito un aborto. È colpa sua, la spinta ed è caduta. È così che è iniziato. Eravamo sole, senza che nessuno ci aiutasse. La notte peggiore della mia vita. Mia madre era sotto shock e delirava dicendo che era meglio così, che non ha. Aveva mai voluto quella bambina. Doveva avere la febbre, continuava a perdere sangue. Ah, aspetta, chi è che non voleva la figlia? La madre?
con un padre del genere. Wojtek sostiene che tua madre avesse degli strani segni sulle mani e che un mostro l'ha trascinata via nei boschi, è vero? Stavamo cavalcando verso il fiume, all'improvviso mia madre ha urlato, si è piegata ed è quasi caduta dal cavallo. L'ho raggiunto e ho visto qualcosa di strano, le sue mani bruciavano. E poi dal bosco è saltata fuori quella creatura, non so cosa fosse, ma il suo ruggito era così feroce da farmi sanguinare il naso. Ha sradicato gli alberi e non ho mai avuto tanta paura in vita mia, più del padre. Quella cosa ha afferrato mia madre ed è sparita nel bosco. Volevo tornare indietro a cercarla, inseguirla, ma i cavalli erano terrorizzati. Che cosa farai ora? Troverò mia madre. Ti rendi conto che potrebbe non essere così facile? Non preoccuparti, non sono così stupida da credere di potercela fare da sola. Ora dei nuovi amici, amici potenti, mi aiuteranno. Chi sono questi amici? Nessun segreto. Hai mai sentito parlare della Chiesa del Fuoco Eterno? Un sacerdote mi ha aiutato a contattare i cacciatori di streghe redaniani, uomini virtuosi e coraggiosi. Loro mi aiuteranno. Quando il calore del fuoco accende il tuo cuore, ti dona la forza e ti guida lungo il cammino della verità per il resto della vita. Abi! Abi! Sì, andiamo a cercare tua madre, che dici? Sicuramente è già bella che è morta. Che mi dici di tuo papà? Non mi interessa, non tornerò da lui, quella parte della mia vita è finita. Well, a witcher. Non pensavo che il barone si sarebbe abbassato ad assoltare una mazza mostri, anche se ho sentito che sei bravo a ritracciare le cose. Chi sei? Gradon, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Immagino tu abbia sentito parlare di noi. Se il barone sanguinario ti ha incaricato di prendere sua figlia, farei meglio ad affrontare il fatto che fallirai. Apprezzo il tuo interesse, ma non mi serve. Per quanto riguarda Tamara, può decidere da sola. Davvero nobile da parte tua, un assassino su commissione che abbandona la sua taglia per il bene di un altro. Ma in realtà non sono un assassino. I cacciatori e la Chiesa del Fuoco Eterno ti ringraziano. I padri disperati sono noti per fare di tutto per ritrovare le loro figlie. Inaspettato per un Witcher, pare che le vostre mutazioni vi privassero dell'umanità e di ogni emozione. Sì, vabbè, un cazzotto in faccia, se lo merita tutto. Dove volete portarla? Tamara deve riposare, ha avuto un'esperienza sconvolgente. Quando il calore del fuoco eterno avrà ripristinato le sue forze, penseremo a trovare sua madre. Non sono mai stata così sicura. Ma secondo me sta di male in peggio. Quindi? Esamina le tracce rimaste nel Velen e trova la moglie del barone. Si può rubare qua? Ah sì, un'altra cosa è che è veramente forte. Tu praticamente entri nelle case delle persone e gli freghi tutto quello che hanno sotto il naso. Certe volte capita che tipo le guardi, no? Ti vedono e dicono, oh, ma che stai facendo? Allora lì attacca la rissa, no? Ma certe volte entri proprio dentro, ti prendi le monete, ti prendi tutto. Ah, tipo come adesso. Che ti guardano, e non fanno niente, non emettono un suono, guardalo. Cioè, vai, gli sto fregando le robe da sotto al naso. Troppo, gli ho spento anche la luce. Ah. Cioè, per carità, penso che sia fatta apposta, perché altrimenti che cacchio di senso a mettere tutte ste robe. Indubbiamente. Però capisci, un minimo di... Già è tanto realistico, quindi ci può stare. Certe volte è anche troppo realistico. Sì, vabbè, figurati se leggerò mai sta roba. Non me ne può fregare di me. Poi ho trovato anche il modo di migliorare le armi. Cioè, no, migliorare, aggiustarle. Tipo, guardate, adesso la spada d'argento, mi sembra che si chiami. Aspetta, inventario. La spada d'argento è danneggiata perché se scende anche di prezzo come si può dire, di percentuale, non mi viene il termine, 28%, quindi noi cosa facciamo? Andiamo nelle armi, prendiamo la cote, la ripariamo e adesso sta sopra, mi sa che si è buggato un po' perché non fa certi suoni. Questa qui è 100% perché l'ho appena comprata, questa qui è 68%. Ci ho messo un po' di pietrine che mi potenziano il fuoco. Esamina le tracce rimaste nel Velen e trova la moglie del barone. Sì, ma dove esattamente? Ah, non c'è niente?
Esamina le tracce nel Velen e trova la moglie del barone. Cioè, praticamente devo cercarla. E come cazzo la cerco? Ah, beh. Beh, allora facciamo così questo oggetto. Vabbè. Quello che è, poi. Cerca le megere. Cerca una nave diretta a Skellige e vai a casa di Triss. Cerchiamo le megere nella palude del gobbo. Proviamo. Cos'è, livello 6? Sono livello 9, dai, si può fare. Allora arrivo subito, dai, arrivo subito, subito, subito. Ma io dico no. Ma proprio a me devono rompere le palle, le arpie. Mi stanno inseguendo, allora. Le signore del bosco, vai. Poi dopo carico anche un video oltre questo. Di io che combatto contro 10 pirati. È stata una bella battaglia, mi è piaciuto un sacco. Ah, che figo che è diventato. Ho anche la spada d'argento. Mezza dorata. Che tra l'altro, spada di luna, spada d'argento, che tra l'altro ha anche delle incisioni sopra alla spada, che sembra tipo che comunque poi dopo gli attacca tipo il fuoco, una roba del genere. Che è molto figo. I dolci. Nel signore del bosco, usi senso Witcher per seguire la pista dei dolci. Di qua. E beh, servono i sensi Witcher per seguire i dolci. Che assurdità. Cioè, si vedono. Servono mica i sensi. Ce li ho sviluppati. Ah, vediamo un po' queste megere cosa possono fare. Cioè, praticamente penso che sia corto come gioco, nel senso che la storia è quello che è. Però vabbè, ci vogliono sempre sulle 80-90 ore. Poi dopo a completarlo, secondo me ci metti tanto. Le mappe, non tutte, solamente questa qua è stragigante, però le altre non è che siano piccole. Il cane è entrato. Il cuoco gli ha dato una bella ripassata e poi l'ha legato per i piedi. Poi l'ha dissanguata e l'ha spellato. Mamma mia. Rideva e diceva la miglior salsiccia che abbia mai visto. Il cuoco è un assassino, non si mangiano i cani. Ora accenderemo un fuoco e lo arrostiremo. Di da du, chi va a far legna sei tu. Mamma mia. Bella rima. Panico, non ti conosciamo, vattene. Come, mi sono anche sbarbato per voi bambini. Sto cercando una strega. Questo qua se li mangia, anche tu sembri una strega. La strega della palude? Noi non possiamo andarci, la nonna non vuole. Quando mio fratello Zemek è scomparso, la nonna ha detto che si era perso nel bosco, ha pianto tanto poi. Potrebbe sempre tornare. Che ci fate qua? Non siamo soli, c'è la nonna, ma da dove venite? Orfani. Tutti quanti? Con la guerra ci sono un mucchio di orfani, non lo sapevi? Avete visto una ragazza con i capelli bianco cenere? Non ci sono ragazze qui. Perché quella lì che cos'è? Non sei una ragazza, le ragazze hanno le tette. Beh, anche quell'altra sul carro. È vero, una volta ho sentito un vecchio che diceva che quando ci sono i soldati bisogna nascondere le ragazze nel bosco, perché sennò aizzano gli uomini con le loro tette. Ha detto proprio così. Quella ragazza è nei guai, vivete qui da soli. Sentite, la ragazza che cerco nei guai. Come sai che era qui? Ho saputo che era andata dalle streghe nella palude. Ma non ci sono streghe qui, solo rane e serpenti. E Johnny. Eccola. Nessuno può venire qui, soltanto i miei ragazzi. Tu chi sei? Porti due spade come i banditi. Chi è Johnny? Johnny Bravo. Johnny ha mangiato un gatto intero e ha cagato solo il pelo. Mamma mia. Raccontano un sacco di storie assurde. Sei una strega? Una strega io? No, niente scope. Gufi e verruche sul naso. Un bel naso, non vedi? La nonna ha un bel faccino. Pretty face. Ti prendi cura dei ragazzini? Sono i miei nipoti. La nonna è buona con noi. Ha preparato la zuppa di fagioli per cena. Vabbè.
cercando una persona, una giovane donna. Anche era una giovane donna un tempo. Portava una lunga treccia che mi faceva la mamma. Indossavo vestiti a fiori. Forse tu l'hai vista, giovane, capelli biondo cenere. Mia figlia, per la verità. Tua figlia, la mia figlioletta e la sua sorellina. Chissà dove saranno. E se qualcuno avesse fatto loro del male. Questi qua hanno un po' problemi di bipolarismo. Che state guardando, bambini? Lavatevi le mani, si va a caccia di grilli. Sì, perché non sappiamo niente. Io dico che Johnny sa qualcosa, sa tante cose. Se gli faccio una domanda mi risponde sempre: aspetta, mi gratta il culo e ti dico tutto. Ah, è proprio educato sto bambino. Tu, vattene via. Che figo. Perché ti sei sbarbato, per quello non... Sì, vabbè, sanno tutto, questi qua stanno nascondendo. Stanno nascondendo. E noi cosa facciamo prima di andare a parlare con... Rubiamo in casa. Vai. Sono libri. Io non guardo mai quello che prendo. Anzi, in realtà sì. Però molto velocemente. Non sempre riesco. Vai, qui c'è un'altra casa da derubare. Via. Questo fa nel gioco, è chiuso. Aspetta, prima di parlare si ruba. Non c'è niente. Poracci, sì. Questo è fantasma in fondo. Il bambino era. Guardalo. Mamma mia. Ah, la nonna, non è il bambino. Corda, impasto per pizza. Adesso facciamo una bella pizza. Non puoi entrare, non te lo permetto. Mamma mia, che brutta. Voglio solo parlare con i ragazzini. Tanto non ci parlo con te. Non piace la nonna. Johnny non esiste. E poi gli stranieri rubano i bambini. Non vuoi parlare con me? È inutile che chiedi. Sei uno straniero. Non parlo con gli stranieri. Questa qua è la nonna di Resident Evil 7. Ma adesso ci mangia. Hai sentito? Ha paura di te. Smetti di spaventare i miei bambini. My kids. Quindi? Mamma mia, adesso la facciamo male. Cerca un modo per attirare la nonna lontano dalla capanna. Chiedi di Johnny ai bambini nel villaggio. Perché non mi volevi parlare di Johnny? Solo lui è amico di Johnny. Vanno a cercare funghi e raccogliere le umache. Ma la nonna dice che Johnny non esiste. Avete mai visto Johnny? Certo, gli somigli. L'ha detto la nonna, e la nonna sa tante cose. La nonna vi picchia? No, mai? Non ci picchia mai? Il tuo amico non ha paura di andare nel bosco. Non è coraggioso, è solo stupido. Una volta si è seduto con il culo nudo su un formicaio, però è vero che gioca con Johnny. Disobbedisce alla nonna e va nel bosco, e poi lo mette in castigo. Mi aiutereste? Va bene, ma anche tu devi fare qualcosa per noi. Giochiamo a nascondino. La nonna non può, le fanno male i piedi. Non volete nient'altro? Facciamo i sarcastici. Io vorrei qualcosa di dolce, anch'io. O della frutta. Se ci regalo un dolcetto ti aiuteremo. Ecco qualche dolcetto. Ecco, vedi, mi sono evitato nascondino. Ma sta giocando a nascondino? Bubblebee ha morso il culo a Yagna. Ah, vedi, i bambini l'hanno tirata fuori per la Witcher. Ah, hai capito? Si vendono molto facilmente. Così parlo con Johnny. Non avere paura. Non so niente. Non ti farò del male. Dov'è la nonna? She's busy. Tanto fare. Perché hai paura? Io non ho paura. Invece sì, altrimenti mi parleresti di Johnny. Sono preoccupato per Johnny. È un po' che non si vede in giro. Ma la nonna mi ha sgridato e mi ha detto di non parlare con gli estranei perché sono scomparsi alcuni bambini. Anche lei ha paura per Johnny. Anche se dice che non esiste. E i tuoi genitori dove sono? Sono morti. Alcuni di fame e altri sono stati uccisi come i miei.
Un giorno sono uscito all'alba a raccogliere delle bacche nel bosco, allora se ne trovavano ancora. Quando sono tornato ho sentito delle urla e delle risate. Mi sono nascosto, mia mamma urlava e i soldati ridevano. Ho visto mio padre a terra nel granaio, gli avevano tagliato la testa. Mamma mia. E Johnny dov'è? Non gli farei del male, vero? Perché esiste davvero, non l'ho inventato. Non gli farò niente. Johnny passava spesso alla nonna. Piacevano le sue canzoni. Una volta mentre raccoglievamo dei funghi mi ha raccontato di aver visto una ragazza con i capelli biondo. Dove posso trovarlo? Grazie. Non ho letto. Vabbè. Comunque. Dopo questo devo fare assolutamente un gioco in italiano perché... troppi giochi... quanti? 50 metri. Troppi giochi in inglese. Non mi sta bene. Il Drowner. Ma questi qua, se vi ricordate, nel primo video mi hanno ammazzato. Mi hanno soccato, no? Mi hanno ammazzato. Questa qua è la strega della palude. Puttana. Guardate che forte il fuoco. E niente in confronto a quello là che avevo prima. Mi si è rotta l'armatura. Se Johnny esiste lascerà delle impronte. Prendi. Io prendo, non so che cacchio servono, però io prendo. Aspetta, fammi riparare l'armatura. Cote armatura, eccolo qua. A posto. Che poi non è che si rompe, si abbassa, diciamo, l'intensità della... della sua difesa, in questo caso dell'armatura, oppure dell'arma che fa meno danno, ma non è che si rompe. È danneggiata, è più che altro. Se arriva al 0% io non penso che resti senza, più che altro non fa quello che dovrebbe, non fa il suo lavoro. Penso io, non sono mai arrivato allo 0. Dovevo fare una cosa prima di avviare tutto. Mi sono dimenticata, era quello che volevo farvi vedere. Ma mi sa di avervelo già fatto vedere. Che prima di avviare una qualsiasi missione, in questo caso della storia, io, il sottoscritto, deve premere il touchpad, fare meditazione e fare le 6 di mattina. Altrimenti la vita... cucazzo che si carica. Cazzo, io mi incazzo se muoio. No, devo andare qua di qua, torno indietro. Cos'è? Cazzo che si carica. Non ho neanche niente da mangiare perché ho finito tutto prima. Vabbè, se muoio te lo faccio così. Sto girando intorno. Impronte con una katana. Chissà cosa c'è dentro. Attira Johnny fuori dal rifugio. Chiama John. Johnny! Al John e Jack. Ci hanno sparato a Johnny! Mamma mia, mo esce un bambino. Eccolo lì, lo sapevo che non era un bambino normale. Porca di quella vacca, che paura, questo me lo sogno di notte. Mamma mia, povero. Sei una buca. Che cacchio è? Un lutin. Un goggling. Siete rimasti in pochi. Mamma, mi devo vomitare. Sto cercando la donna dei capelli biondo cenere, l'hai vista? Sì. Dimmi tutto. Raccontami tutto dall'inizio, dove l'hai vista, cosa stava facendo? Ma parla? Non parla. Perché no? Gli hanno strappato la... no, gliel'hanno cucita. Sì, gli faccio delle domande ma non risponde. È qui che vivi? Sì. Un rifugio accogliente in un'ottima posizione, da qui vedrai tutto ciò che succede nella palude. Non ti dispiace avere dei mostri per vicini? Io sono forte. Io sono Hulk.
Io mi chiamo Vincenzo. Conosci bene i bambini della radura. Guarda, guarda che non risponde. Non aver paura, non farà del male a nessuno. Che c'è? Non puoi parlare? Perché? Qualcuno gli ha fatto del male. Hai perso la voce. O forse qualche maga gliel'ha tirata via. Posso aiutarti? Minchia, vai, ma mi vedete che figo. Che figo, se questo qui dovessero passare in PlayStation 5. Con una grafica maggiorata. Sembra tipo di guardare il Signore degli Anelli. Non ho scelta, suppongo. Andiamo. Gogling, segui Johnny. Aspetta un attimo. Perché certe volte ti tocca anche leggere i bestiari. Mi è successo che ti tocca leggere i bestiari per capire che mossa di usare. Un po' più lungo, no? I Gogling sono creature dei boschi che vivono in tane e ceppi d'albero ricoperti di muschio intorno. Queste labbrose e astute creature svolgono volentieri piccoli servigi per le persone protette, chiedendo in cambio rispetto e piccoli pagamenti in forma di cibo e strumenti smessi. Si offendono facilmente dinanzi a comportamenti irascibili, ingrati o semplicemente rudi. Quando il villaggio sorvegliato da un Gogling diventa troppo grande, i suoi abitanti dimenticano le antiche usanze, abbandona per sempre la sua tana e parte per destinazioni ignote. Sti cacchi. Ecco perché negli anni, a mondo d'oggi, certe cose se ne sono andate. Non perché sono morto. È perché sono... Oh, metto sempre giorno in questo gioco perché la notte non la voglio, voglio luce. Ma c'è sempre sti cacchi di temporali, nuvole e quant'altro. Porca di quella vacca. Ah, sei zitto. Ah, pure le api ci stanno. Cioè, già le avevo incontrate. Ma intendo in questa missione pescata. Mamma mia. Dopo vi carico una battaglia della... che ho fatto contro i pirati, che fa delle uccisioni fighissime. Mi stacca la testa. Dai Johnny, andiamo. Andiamo Johnny. Prendi l'alveare. Poi io voglio platinarlo sto gioco, perché è da un po' che non platino giochi seri. Questo qui lo voglio platinare. Però mi immagino a farlo di nuovo un'altra run a difficoltà maggiorata, che per carità non è quello il problema, perché i combattimenti bene o male come Bloodborne cerchi di schivare. Il problema è dover fare tante missioni per raggiungere il livello, che ti porta via un sacco di tempo. Il posto è questo. Un'arpia ti ha staccato la voce. Qualcosa che potrebbe ridarti la tua voce. Ma che cacchio fai, lo ingui? Dovrò arrampicarmi lassù. Ma no, come cazzo ride? Ma che cacchio ride? Io mi arrampico. Ma faccio il giro. Perché dovete sapere che il Witcher si arrampica solamente su queste cose, dove c'è un po' di gesso. Se tu gli dici di arrampicarsi in zone dove un essere umano si arrampica normalmente, col cacchio che si arrampica. Ah, proprio mo' dovevamo combattere. La vita. Dai, tira fuori la balestra. Oh, credetemi, guarda che non è facile questo gioco. Non è proprio facile. Questo non l'avevo mai fatto. Quadrato, uccisione affanculo. All'istante. Istantanea, non mi veniva. Istintivo mi stava venendo. Artigli di arpia. Bottiglia sigillata a piuma di corvo. Forse intendeva questa. Usa i sensi di Witcher per cercare le ossa dello spirito intrappolato sotto la collina dei sussurratori. Consegna la bottiglia a Johnny. Ma cos'era l'altra missione? Ah, forse un oggetto era della missione di Johnny e l'altro invece era della missione
Ma come scende? Tutt'altra cosa rispetto al Red. Al Red Dead Redemption cade sbattendo la testa. Prende, ma lui beve e gli ridà la voce. E gli dice ciao Johnny. Cacchio è Aladdin. Ma chi è che gliel'ha rubata l'RP? Non penso. Whisky. Tigna. Tigna, come mi chiamavano il mio vecchio gruppo. Lungo il potare la capra campa, dentro il potare la capra che crepa. È finito di festeggiare. I giochi di parole sono la mia passione. Cosa sarebbe la vita senza poter dire tutti e 33 trottore Erland? Ah. Grazie chiunque tu sia, ti auguro una lunga vita felice. Aspetta un momento, io ti ho aiutato, adesso devi ricambiare il favore. Vuoi davvero trasformare il tuo straordinario atto di generosità in un banale scambio di favore? Ma come hai perso la voce? Una mattina mi sono svegliato, aperto la bocca per cantare con gli usignoli, ma niente, non usciva alcun suono, mi sono sforzato così tanto da farmi scoppiare una vena nell'occhio. Ma la gente vedendomi ha iniziato a urlare un mostro, e a iniziarmi contro i cani. Ti sembro forse un mostro? No, assolutissimamente no. Deve essere opera della Megera, chi altro mi maledirebbe? Un merlo mio amico ha derivato la mia voce, ma non riuscivo a recuperarlo. Non potevi chiedere a qualcun altro. I corvi servono le megere, non aiutano nessuno. Come si imbottiglia la voce? Una voce come la mia, poi, la regina delle voci, a volte argentina come un ruscello. Altre romba come un tuono, diciamola tutta, parla tanto da colmare tre botti di quercia, altro che una bottiglia. Uno scherzo oppure una cattiveria gratuita? Certo, l'ho vista, lo ricordo come se fosse ieri. Mi ero appena svegliato e stavo svuotando le viscere. È il momento della giornata che preferisco. Defecare all'alba è una gioia per lo spirito. Apprezzo l'onestà. All'improvviso ho sentito un botto troppo forte per essere un peto. Una scorreggia. In quel momento è apparsa la ragazza, dal nulla, giovane, capelli biondo cielo, proprio come dici tu. Era ferita e ansimava. Si è messa a correre verso la capanna dei bambini, come se avesse le megere alle calcagne. L'ho insultata a gran voce per aver disturbato il mio momento di gloria. Ma avevo già perso la voce, quindi non mi ha sentito, no? Sì, vabbè, non c'ho voglia. Solamente chi è la donna del villaggio? Ti è sembrata un po' confusa? Allora non sono solo io a pensarlo, ma non è una megera, è la nonna che si occupa degli orfani. Sostiene che io non esisto, che sono solo un'invenzione dei bambini. Un orfanotrofio in una palude. Vabbè. È corsa via la casa degli orfani. Quella vecchia strega non parla con gli stranieri, tu sei uno straniero. Parlerà con te, io ci parlo con lei, so come prenderla. Va bene, tu mi hai aiutato, ora ricambierò, seguimi. Dai Johnny, muoviti. Trentatré traditori trottavano sul treno tranquillo. Sul trono tranquillo. A quei tempi che cacchio ne sono del treno. Dai, sentiamo l'altro detto. Oh, non correre troppo veloce però, perché ti potresti stancare. Attento, fai attenzione. Che palla. Cioè, già la missione è una palla perché ci metto 80 anni a fare 200 passi. Adesso chi vuole vedere come muoio? Una volta ho perso per il semplice fatto che dietro di me c'era un muro, no? E io, anche se avevo premuto cerchio, non ha contata come scansata, diciamo. E sono morto. Vabbè, poi le bestemmie. Perché come ho detto prima, è un gioco dove, per carità, è bello, è tutto figo, però il caricamento ci metto 8 anni, manco dovesse caricare chissà che cosa. E poi
I checkpoint fanno schifo. I checkpoint fanno proprio schifo. Dai, vecchio, però sei lento. Ah. Beh, non ci sono mangiare in vista. Canterò per la nonna in modo da calmarla. Ma secondo me mentre canta fa qualcosa. Piccolo Johnny dallo sguardo dolce. Pop, una scintilla salta fuori e sussurra. Ascolta, ti racconto. Minchia, fai proprio paura. Ma sta soggiogando. Ti è tornata la voce? Ah no. Sì, anche se ho perso un'ottava con questo scherzetto. La cercherò quando tornerò a casa. Non puoi entrare, Johnny. Non dovevi venire qui. Calmati, nonno. Non ti arrabbiare. Non ti fa bene. Ancora tu. La donna che ti ho chiesto prima. Perdonami, nonna, ma il mio amico deve parlare per forza con le signore. No, è impossibile. È importante. Il mio amico non combinerà guai, nonna. Dammi ascolto. Non ho trovato la piccola Yagna quando si era smarrita e non ho guarito Jenny dalla febbre. Ti ho mai chiesto qualcosa in cambio? No. Ora però ti chiedo un favore, nonna. Aiuta il mio amico. Altrimenti mi tormenterà giorno e notte. Anche quando vago di corpo. Bravo, bravo. Mi sei piaciuto. Vieni con me. Grazie, Johnny. Bel sorriso. Sembra Abe di quello là del gioco. Seguimi. Oh oh. Giù. Che devi cercare i simili. Farli uscire di prigione. Johnny è un bravo ragazzo, ma le signore non piace. Dicono che è uno sciocco. Oddio. Sono le signore. Mamma mia, che posto. Amabili signori dagli immensi poteri, vi imploro, rispondete alla chiamata. Davanti a voi striscia un misero verme, che sarei io. Ah, grazie. Grazie per il miso. Abby. Ma si impossessano di lei. Come osi disturbare il nostro riposo, donna? Devo parlare con voi. Cercando la donna dei capelli biondo. Oh, che tipo impaziente questo Witcher. Forse gli piacciono solo le ragazze bionde. So che l'avete incontrata, ditemi la verità. Che modi, chissà, forse è meglio così. Dici, hai fegato? Temi le fili dei boschi. Adesso ho capito perché la nonna c'ha il cervello un po' in pappa. Perché gliel'hanno fuso. Sono tempi difficili, i capelli bianchi. Il fratello si leva contro il fratello. La terra è rotata di sangue. Il male è più forte che mai. Una forza oscura è emersa vicino a Don Warren. Si nutre dell'odio e del disprezzo. Distruggi la bestia e noi ti saremo eternamente grate. E ti diremo ciò che sappiamo della ragazza dei capelli biondo platino. Che palla. Una forza oscura, vi serve un cavaliere errante o un cacciatore di streghe, non un witch. Andermano di Don Warren ti dirà tutto. Ricorda di farti pagare dopo aver svolto l'incarico. E ora la nostra servitrice ti consegnerà il pugnale. Ma che mi serve un pugnale? Quando l'Andermano vedrà il pugnale saprà che ti mandiamo noi e ti aiuterà. Ok, sbrigati donna, dai a quest'uomo il pugnale. E tu, capelli bianchi, torna solo quando avrai compiuto la missione. Ma loro che ne sanno se l'ho compiuta? Ah beh, sono un po' fusa, sono un po' cotta. Sì, padrone, obbedisco.
Ecco il pugnale, le signore mi hanno ordinato di dartelo. Prendilo. Ah, che devo mi infizzasse. Bello. Mi piace. Poggia il pagamento dell'Alderman sulla pietra e vedrai cose favolose. Pietra nuda, pietra tagliata, la pietra sala, pietra ascolta. Ah, quindi loro mi seguono tramite la pietra. C'è qualcosa da rubare qui? Perché io sono un Witcher, ma sono anche un ladro provetto. O rubo davanti alla gente senza farmi vedere. E volevo aggiornare che ho guardato il film Hateful Eight. È davvero una bomba. L'ho guardato due volte. Vedi, così prende kit di riparazione. Dove vado lì sotto? Oh oh, cosa c'è qui sotto? Oh oh, quanta roba. Le pere, no, scendi giù. Che cacchio è tutta sta roba? Terrificante. Ah beh, poi vedo se questo Alderman merita di andare a finire su YouTube. Al massimo ci becchiamo quando ho fatto tutto. Fiorini. Dov'è la scala qua? Signora, ti ho rubato un po' di roba. Adesso ti incenerisco anche la casa. 600... Ah sì, poi ho scoperto che in realtà colpire i mostri ti dà esperienza. Io credevo di no, però non mi sono accorto che sopra la vita rossa c'è una barra bianca, e quella barra bianca alla fine di ogni combattimento sale e te li dà i punti. E io non lo sapevo. Vabbè, ci becchiamo o nel prossimo video o tra poco. Dai, ciao!